Cosa vuol dire fare assistenza tecnica? Salve e bentornati qui su AudioFixit. Oggi vi voglio spiegare un po' cosa vuol dire fare assistenza tecnica. Oggi come oggi ci sono migliaia di personaggi che si millantano riparatori. In realtà i riparatori, quelli veri, sono in via di estinzione, anzi, si contano sulle dita delle mani. Fare assistenza tecnica oggi non vuol dire fare il cambia pezzi. Molte assistenze tecniche, molte assistenze tecniche fanno il cambia pezzi. Cambiare il pezzo non è fare assistenza. Assistenza tecnica significa guardare l'oggetto, consultarlo, vedere il manuale, risolvere il problema. E invece queste assistenze qui fanno e cambia pezzi. Ve ne voglio portare anche un esempio proprio. Vediamo, allora. Vi prendo questa. Anzi, ve la faccio vedere meglio, così vi rendete conto. Questo pezzettino qui, ora lo metterò a fuoco, spero. Vediamo se ce lo mette. Mettilo a fuoco, non legare. Eccolo, l'ha messo a fuoco. Questo è un pezzettino di un telefono della Samsung. A mia figlia gli si rompe il telefono. Un bel telefono che fino a quel momento funzionava benissimo. A un certo punto non si mette più in carica, forse è dovuto una caduta, sono telefoni, quindi ci sta che ci possa essere. Quindi cerco l'assistenza tecnica di zona, non avendo tempo ho detto andate da loro, loro sicuramente sapranno già cosa può essere, magari è sporco o che cosa. Ebbene, per tutta risposta l'assistenza tecnica vanno là e la prima cosa che dicono: ah signore, no guardi, purtroppo qui sicuramente è la scheda madre, qui c'è da cambiare la scheda madre, quindi ci vuole minimo 250 euro per sistemarlo. Ovviamente che fai, 250 euro, dico guarda lasciamo perdere, mi riportano a casa il cellulare guasto, quindi con la preoccupazione di dover spendere dei soldi per ricomprare il cellulare a mia figlia. Ma siccome io sono elettronico e conosco i miei polli, allora ho detto, ma mi fai guardare un po' come mai... Cioè, perlomeno, cioè, non l'hanno nemmeno aperto. L'hanno guardato. Ora, o sono bravi e sanno già che quel tipo di oggetto ha quel tipo di problema, altrimenti cosa ci stanno a fare lì questi signori? Cosa ci stanno a fare? E infatti... cosa ho fatto? Vado su internet, guardo un po' di tutorial e trovo che questo certe volte dà dei problemi. Lo ordino, 20 euro. Poi vabbè, non ha funzionato, ma comunque 20 euro. E lo sostituisco. Mi metto lì, apro il cellulare, tutto incollato ovviamente, split cable, roba varia. Lo attacco. E dominate un po', il cellulare funziona, inizia a funzionare. Quindi praticamente per un oggetto che in rete si trova a circa 20 euro, questi non sono stati nemmeno in grado di capire che cosa poteva essere. Questi sono i cambiapezzi, cioè non sono assistenze tecniche, questi fanno i cambiapezzi. E nemmeno quelli, perché nemmeno si vuotano coglioni a provare a cambiare un pezzo. In elettronica fare provare una cosa significa sostituire il pezzo e accenderlo, non significa accenderlo senza aver sostituito niente. Uno la prova la fa quando è guasto, fai la prova e verifichi che sia guasto. Beh, andiamo avanti. Sostanzialmente questa poi non era il problema. Su questo cellulare c'è un flat cable che va da cima a fondo. E c'è un connettore che qui si vede la parte diciamo qui in questo punto qui. Perfetto, eccolo qua, si vede qui. Si vede il connettore, scusate la voce. Si vede il connettore.
questo connettore qui è fatta a vaschetta e praticamente sui lati del connettore porta i due fili, i due contatti principali che vanno da questa basettina qui alla parte di ricarica della batteria, perché il connettore di ricarica è alto. Essendo fatta a vaschetta, ci sono quattro linguette microscopiche, si parla di roba molto molto piccola, quattro linguette che dove l'attacco va ad innestarsi, ok, l'attacco del di questa questo micro attacco. Cosa succede? Che probabilmente il cellulare nel tempo ha preso colpi, è cascato e queste due micro linguette qui, cos'è successo? Si sono schiacciate verso il connettore, ok? Quindi cosa succedeva? Che te mettevi il connettore, tutto il resto faceva contatto perché c'è la fila centrale che tiene bene il connettore. Questi due attacchi che sono laterali, schiacciandosi, non faceva più ben contatto. Quindi quando io tenevo il flat cable forzato in modo in maniera che la scarpezza si stragirasse, il telefono caricava. Mi sono messo lì con un ago e mille occhiali, un aghino, ho ritirato su le linguettine, ma proprio leggermente, e il cellulare è tornato a funzionare. Risultato, ve la dico lunga, un'ora di lavoro. Quindi un'ora di lavoro, costo caro, sono 40 euro più IVA, quindi 56 euro, non so quanto viene. E quindi questi signori qua, per non guardare un cellulare, mi vogliono far comprare il cellulare nuovo a mia figlia, quando il guasto era un guasto da 50 euro, forse 50 euro. Quindi le non assistenze sono quelle che nemmeno lo guardano il cellulare. I cambiapezzi sono quelli che cambiano il pezzo e nemmeno sanno cosa stanno cambiando, quindi loro cambiano il pezzo, va no, ci vuole nuovo, cambiano il pezzo, no, va, ci vuole nuovo. E poi ci sono i riparatori veri, scusate ma è cascato. Il riparatore vero è quello che si mette lì e accende l'oggetto, lo apre e inizia a fare la riparazione. La prima cosa che fa, cerca il manuale, il manual service con i dati dell'oggetto, e con la strumentazione inizia a fare la riparazione. Questa è l'assistenza tecnica vera, quindi diffidate da questi personaggi che sono i fautori del nulla, del buttare via. Sono i fautori del buttare via. Un oggetto non va, no, si compra nuovo. Ma cosa vuol dire riparare? Si tira nel secchione e si prende nuovo. E ti buttano lì cifre che non stanno nel cielo né in terra. Bene, spero che questo video breve non vi abbia annoiato. Ne farò qualcun altro. Ah, a proposito, poi c'è anche un altro discorso. Vi ricordate, ho fatto video vecchi su questa schedina qui, funzionante, perfetta, sostitutiva, perché lì per lì ho detto sarà lei che non va, la cambio, 20 euro, costa poco, villantata per nuova e usata. Se l'ho sostituita dal cellulare e non prendeva più il segnale GSM, quindi questa è, me l'hanno venduta a 20 euro, è guasta. Quindi ci sono anche i venditori stronzi. Vabbè, spero di non avervi annoiato. Cambiamo camera. E niente, il video finisce qui. Non ho riparato niente, vi ho solo detto come funzionano le cose. E spero che ci siano magari i presupposti per fare un'altra piccola puntata. Vi spiegherò cosa vuol dire fare un preventivo. Ok? E vi spiegherò cosa vuol dire fare la vera riparazione nel senso più intimo della cosa. Molto spesso le persone non danno il giusto valore a quello che stai facendo.
Cioè, fare il riparatore è come... Cioè, cosa vuoi che ci voglia? Una cinghietta, 10 minuti. Vi farò vedere, ok? Ciao, alla prossima.